il pesce spada gioca con l'ombra della barca, il fiociniere in piedi scaglia con forza il dardo, il ferro nella carne. Tra la leggenda e il mito, le passerelle del pesce spada solcano il mare tra Scilla e Carizzi e la caccia all'Oxyphias glaudius, indiscusso re dei pesci del Mediterraneo, tra Palmi, Bagnara e Scilla fino a Punta Faro di Messina. Sin dai tempi di Polibio è una vera e propria arte che ha coinvolto generazioni di pescatori. Ce l'abbiamo nel DNA questo tipo di pesca, è una pesca che è tramandata da padre in figlio, che a Chianalea e a Scilla ha dato tanto. Basta una giornata o due giornate se si riesce a catturare il pesce, che poi diventa, è come la droga, entra nel sangue. Mi portavano nelle postazioni di vedetta che c'era ubicate sulle montagne, perché a Scilla avevamo 12 postazioni, 6 ubicate sulle montagne e 6 che erano a mare, sistemate a mare con la famosa peluga. Come si comunicava questo avvistamento? Si comunicava con la voce. Intanto tutto cosa a mare, oh! Chiaro chiaro lì! Oggi la caccia al pesce spada rischia di scomparire. Due sono le imbarcazioni rimaste a Scilla. La prima imbarcazione che viene, diciamo, costruita per cacciarlo, perché di caccia dobbiamo parlare e non di pesca, perché va trovato, va scovato, è stato il Luntre, che era una modifica di una feluca a 4 remi, avevano messo un albero, e dove saliva un falerotu, che era l'avvistatore, mentre un lanzatore era quello che aveva il compito di colpire la preda. Oggi il Luntre non esiste più, l'unico esemplare è costruito al museo del castello di Scilla. La passerella invece è l'evoluzione. A Scilla ne sono rimaste 2, a Bagnara 1, Palmi non ha più passerelle, poi abbiamo Cannitello e poi la Ganzirri, quindi Messina, che è la flotta ancora più numerosa. E quindi è una pesca che via via sta per scomparire? Sì, diciamo con grande sacrificio, perché comunque i costi da sostenere, ma anche i sacrifici, sono alti. Fortunato è l'ultimo arpionatore rimasto a Scilla, l'ultimo di una famiglia di 5 generazioni di pescatori, ma oggi è fortemente demotivato. Non conviene più, ormai c'è molta importazione del pesce. Da dove arriva il pesce spada? Dal Marocco, Spagna, Tunisia. Il compito mio è arpionare. Quanti anni avevi quando sei salito per la prima volta su questa imbarcazione? Già da piccolo, già salivamo la sera tipo sulle barche. E il futuro di Scilla e della pesca, della caccia del pesce spada? Mi dispiace dirlo, ma molto presto finirà. Fino a quando ci siamo noi, siccome siamo rimasti 2 imbarcazioni, stiamo andando a mare perché siamo in famiglia, perché non siamo aiutati da nessuno. Un aiuto aspettano i pescatori di Scilla dall'Europa con le quote del pesce spada, ma intanto cercano di andare avanti e sperimentano nuove forme di economia del mare. E c'è anche la regione che ha introdotto le quote pesce spada e quindi questo fa ben sperare i pescatori. Il titurismo si inserisce proprio in questa economia, in questa filiera? Il titurismo, per capire meglio, è l'agriturismo del mare, anche se è vissuto nella casa del pescatore, più piccolo, però si può dormire e degustare il pescato. E la voce di Scilla è un latro. Mi viene tristezza l'idea di non vedere più queste passerelle nel mare di Scilla? Sì, mi viene tristezza, tanta tristezza.